Cibo sulle tavole, ma anche cibo della mente. Coop porta a Expo il suo know-how e l'educazione al consumo consapevole, con un'attenzione particolare al mondo della scuola e degli adolescenti. Una scelta, quella di puntare sui consumatori del futuro, che sta premiando Coop in termini di numeri. Avevamo concordato con Expo una partecipazione alla vendita di 700.000 biglietti nella nostra rete di vendita. Ne abbiamo venduti ad oggi 1.300.000. Successo straordinario. Successo è anche la partecipazione e la visita del nostro supermercato. Abbiamo quasi 1 milione di visitatori, per cui i numeri stanno lì a parlare. Luci e ombre sull'alimentazione dei ragazzi le svela una ricerca realizzata da Coop insieme alla Società Italiana di Medicina dell'Adolescenza, secondo cui la maggior parte dei giovani è interessata al tema dello spreco alimentare, ma ancora una dieta poco varia con bassi consumi di verdure e pesce, promossa invece la loro curiosità. Questa idea che sono attratte anche dal cibo degli altri luoghi del mondo, che è una cosa, no, quando io ero bambino non mangiavo nemmeno la pasta al pesto, sapevo che esistesse perché era di Genova, io ero di Roma, insomma invece è chiaro che il mondo in questo senso si apre e uno prende dei contributi meravigliosi, insomma, dal resto del mondo. Ecco, quindi è chiaro che il cibo può essere anche uno strumento per incuriosirsi, no? Per incuriosirsi della vita. Nel dibattito promosso a Expo anche un ospite di eccezione come il cantautore Roberto Vecchioni. Il cibo ti rende felice, ti rende cibo buono, ti rende sereno, ti fa bene all'anima e quindi è un argomento non da poco e non è un argomento solo materiale, anche spirituale.